E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Questa è la seconda volta che porto Foot su questo canale. Ho deciso ragazzi di provare a iniziare questa miniserie di più o meno 3 partite a episodio. Ovviamente ragazzi saranno partite bestemmiose, tanto bestemmiose, molto bestemmiose. Prima di tutto ragazzi ho riscosso i premi della Squad Bottles, quindi andrò subito ad aprire i pacchetti, poi andremo a giocare. E detto questo ragazzi, ho rinnovato il Plus di recente, ho giocato qualche Squad Bottles, ho fatto una squadretta così, ma ovviamente sono ancora molto indietro come rosa. E ragazzi, sono ancora le partite preliminari per stabilire in che divisione mettermi. E devo dire, mi è andata piuttosto bene per ora. Vabbè, si parte con le cagate, perfetto. E mi è andata piuttosto bene per ora perché ho fatto una vittoria agevolissima e 3 pareggi. Sì, 3 pareggi. E 2 pareggi, scusate. Tanto qua è uno veramente peggio dell'altro. Rosso, tema stadio, Santo Rosso Laguna, via. Ok, Oro Premium, ci sarà qualcuno di buono, vediamo chi... Insomma, ieri con un pacchetto di 2 giocatori ho trovato Morata e Szczęsny, che avendo la formazione della Serie A, ragazzi, è proprio... sono proprio utili come il pane. Reece James, che cazzo me ne faccio Reece James? Ce l'avevo nella carriera col Milan che ho portato su... sul cane quest'estate, via, non vi voglio veramente più vedere, via. Cioè, se 20, più o meno 23 partite sono Reece James e Kramaric, cioè non le gioco più le Squad Bottles. Dai, meno l'ultimo pacchetto, almeno l'ultimo. No, vabbè, dai, stiamo scherzando. Perisic, vabbè, Perisic, a me non lo posso portare in panchina per la squadra di merda che ho. Allora, tutti questi... Via, Velasquez, via. Perisic lo tengo, che almeno può dare cambio ad Insigne, che adesso vi faccio vedere la rosa. Allora, la rosa è messa così ragazzi, cioè sarà 3 giorni che gioco. Tanto via Gabbiadini, che è veramente la bestemmia di Foot, non saprei neanche come definirlo. E porto Perisic, che sicuramente qualcosa fa, e mando via, metto un panchina di Lorenzo. No, Zaza può comunque fare qualcosa. Ok ragazzi, quindi ci siamo, Division Rivals, 4ª partita, e date le esperienze che ho avuto con Foot precedentemente, di solito più avanti in questi turni di qualificazione più difficile è il match. Ho fatto 2-2 il secondo match, 6-6 il terzo match, ho vinto 3-0 e l'ho fatto quittare al primo. Tanto sono col 4G, quindi allontano il telefono dalla zona di poco campo. Ok, vediamo chi c'ha in rosa. E vabbè, si parte già male. Ederson, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, come mi sembra Kyle Walker, se non vado errato. Si gioca fuori casa? Sì. Ragazzi, sto stadio Foot veramente ce l'ho sul cazzo, non avete idea. Tutte le partite sono uguali. Bravo, bravo Arthur per Insigne. Va Insigne, crossala, crossala verso Ilicic, non ci arrivo. Gol. No, fuori gioco, meno male. Allora, come prime impressioni devo dire che fa tanti passaggi molto banali, però ha un pressing veramente asfissiante. Ok, che il pressing da FIFA 21 è a tempo, quindi dopo un po' automaticamente te lo toglie. Però ragazzi, ha giocatori veloci davanti, a differenza mia. Vai, ma non a Ilicic, devi darla ad Arthur. Ad Arthur devi darla. Ecco il gol in contropiede. Oh, Szczęsny, signori! Ah, ma c'era un fuorigioco. Già tipo il terzo fuorigioco che fa in 11 minuti. Bravo. No. Mi dico solo che questa è la prima partita con Szczęsny in porta. Prima avevo consigli.
Zlatan. Ne ha presa un'altra. Meno male, ragazzi. Dai. Dai. Dai, Insigne. Dai, Insigne. Mettila. Mettila, Insigne. Mettila, Insigne. Mettila, Insigne. 1-0. Adesso mi sa che è arrivato il momento di chiuderci dietro. Mi sa. Tanto che ci faranno un po' il culo. Eccolo. Sapevo. Mason Mount. 1-1. Ovviamente, ragazzi, Alessandro difensivamente fa proprio cacare. No, i Koulibaly, quanto sei lento. Quanto cazzo sei lento, Koulibaly. Cioè, forte difensivamente, ma di una lentezza allucinante. Di una lentezza veramente fuori dagli schemi. Ok, deve aver passato il joystick a fratello, se no veramente non si spiega. Deve aver passato il joystick a fratello, allora anche il gol della merda, ci mettiamo. Ancora, no, questo Bernardo Silva. Bravissimo Bernardo Silva, signori. Il gol della merda sanno fare tutti. Non so veramente perché i miei, quando c'è una situazione d'attacco, non si inseriscano mai. Cioè, ormai lo sto dicendo continuamente. Forse qua sì, forse qua sì. Ehi, va bene, dai. È persa. Ma come può resistere un attacco del genere? Dai, Acerbi, è il quarto passaggio che mi sbagli sulla fascia. Buona, buona Insigne, buona, buona, buona. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. No, 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 non posso credere a quello che ho appena visto. Cioè, me lo sbaglia Acerbi, posso capire, ma Ilicic. No, vabbè, qua ragazzi. Vai Arthur, vai Arthur, vai Arthur, dai, 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 dai. Saltiamo l'esultanza. Vabbè, Ilicic da lì. Bravo Szczęsny, dopo era anche rigore. Ma perché mi fa sostituire Ilicic al 45esimo? Cioè, poi ci avessi Dybala al suo posto, direi, beh, in effetti. Ok, primo tempo 3-2. Ci sta, ma... quel gol sbagliato da Ilicic, ragazzi, veramente non mi va giù. Non mi va giù. Bravo. Guarda, Bonaventura! Bonaventura, ragazzi, è il bomber di questa squadra. Ve lo giuro, è il bomber di questa squadra. Jack Bonaventura. Tra l'altro rimpallo favorevole per Ilicic. Guarda Zlatan che la mette dentro per Jack. No, non lo metto ancora Lobotka per Arthur. Se me lo metto per Bonaventura, ma più tardi. Che alla fine il gol li fa anche Lobotka. No, il kick off glitch. Il kick off. Il kick off glitch. Il kick off glitch. Il kick-off glitch, la cosa mi fa veramente più incazzare di tutte. Il kick-off glitch. Kayikon. Guarda Ilicic, non ci credo. Ederson cosa ha preso. Dai Lobotka per Bonaventura. Va bene, dai. 5-3 in contropiede. Grande, grande. Tattica dell'uscire, barra non uscire. No, Insigne, fai schifo, fai schifo, fai schifo. Fai schifo, Insigne, fai schifo, Insigne. Ma è possibile che i filtranti da FIFA 20 in poi non vadano mai per un verso? È possibile che i filtranti non vadano mai per un verso? Mai a chi? Maledetti i passaggi non assistiti. No, 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 no. L'avevo ripresa, l'avevo ripresa, l'avevo ripresa. Bravo, guarda Kayikon, guarda Kayikon. E vabbè, sì. Velocissimo, ora lento. Ottimo.
Vai, altro gol in contropiede. Altro gol. Morata per Ibra, che devo fare? Ma perché mi chiami la palla se poi torni indietro? Perché? Dai, Callejon, dai. Vai. Non peliamoci per il culo. Vai. Buona azione. Davo. Morata. No. Parata di Erickson. No. Oh. Ci sarà il giocatore più ritardato di Insigne? Cioè, forse no. Poi, bravissimo, eh? Nella vita reale, per carità di Dio. Ma qua, ragazzi, non è che batte la fiacca batte direttamente lui. Guarda Callejon! Che filtrante! Di Morata, mi pare. Inchinati, Callejon. 5-5, l'ho ripresa un'altra volta. Ora voglio vedere il kick-off glitch, lo voglio proprio vedere. Fammi vedere il kick-off glitch, sorprendimi, cazzo. Cosa ha preso Kalidou? Sì, ho capito, ma un po' di voglia di fare un contropiede. Non chiedo tanto. Un po' di voglia. Ancora Insigne che sbaglia il pallone. No, ma no, non li possono arrivare questi palloni così. Non li possono arrivare questi palloni così. Vediamo di non prenderlo adesso. Dai. Bello per Morata. No, la sparata in bocca a Ederson. 5-5, ragazzi. Terzo pareggio di fila. Non so perché mi sia morta la face cam. Terzo pareggio di fila. Ragazzi, l'ho veramente sofferta. Voi non avete idea. Oh my gosh. L'ho veramente sofferta. Mamma mia. Fatemi vedere un attimo i tiri in porta. Tiri in porta. 11-10 per loro. Ci sta, signori. Ci sta. Testa al secondo match. Ok, seconda partita, ultima di questo turno di qualificazione. Poi la terza voglio vedere che divisione ci mettono, perché ovviamente. Allora, prima di andare avanti, però, ragazzi, devo fare una cosa molto importante, ovvero, tipo vitale, soprattutto in quarantena, ordinare le pizze. Chiedo scusa. Pronto? Salve, è possibile ordinare due pizze per più o meno le 7:20? Siamo chiusi stasera. Ah, siete chiusi? Sì. Va bene. Mi dispiace, allora. Dai. Arrivederci. Ciao. Niente, ragazzi, dovrò trovare un'altra pizzeria. Ok. Vediamo se le ordinerò tra la seconda e la terza partita. Ah, ricerca dell'avversario. Ci sta mirando un po' troppo. Non vorrei che magari fosse problema di connessione. Quindi allontano sempre la fonte di energia connectica. Che cazzo ho appena detto? Ok. Vediamo un po'. C'è da lavarmi i capelli. Neuer. Oh, vabbè. 82, ci può stare. Il problema sarà uno. Con l'uomo in porta sarà il problema. Sarà un problemone con l'uomo in porta. Beh, 89, no, 87. Dato che comunque il nostro ha parato tanto, sono molto spaventato. No, sta laggando. Insigne, Zlatan. Ho detto, ragazzi. Dai, allora? Andiamo? Vabbè,
Ottimo, grazie. Se non si fa gol qui, se non si fa gol qui. Ah, non sta giocando? Non sta giocando? È ovvio che. Dai che non sta giocando. Dai che non sta giocando. Dai che non sta giocando. È angolo. È angolo. Sì, è angolo. Dai che non sta giocando. Facciamo gol adesso. Facciamo gol adesso. Facciamo gol adesso. Dai. Dai. Dai Acerbi. Insigne? È buono? È buono? È buono, è buono, è buono, è buono. Insigne, 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 insigne. Vabbè, così è bruttissimo però, eh. Così è bruttissimo. Ma va bene, ragazzi. Ci accontentiamo tutto. Dia tutto. Prendiamo tutto. E insacchiamo l'1-0. Ha chiesto la pausa. Ok. O è una tattica per farmi il culo. O non lo so. Stai corto, ho dormito 2 ore stanotte. Devo andare in farmacia dopo. Ah. Se mi rimette in pausa un'altra volta, raggiungo il suo posto e vado in lockdown e lo ammazzo. Dai. No. Dai. Lo sapevo. Kostic. Ilicic, guarda dentro, guarda Arthur. Altra parata di Neuer. Bravo, bravo che l'hai portato fuori. Grande, grande. Una cosa buona fatta da Arthur. Ottimo. Buono Ilicic. Ci ho capito, ma ha fatto 54 tiri in porta. Ma che cazzo. È vero che tutti quanti non fossero un granché, però cioè, diamoci una regolata. No! No, vabbè, dai. Mi stai prendendo per il culo. Mi stai prendendo per il culo. Ha fatto 2 tiri in porta. Ha fatto 2 tiri in porta. Io mi sono preso pesci in bocca da Neuer tutto il tempo. L'ho detto, ragazzi, che il problema qua è uno. È il portiere. Di solito vince chi ha il portiere più forte. Ehi, bra, come sei lento. Come sei lento. È bello che in realtà non è così lento. 5 tiri in porta, 1. Cioè, vorrei farvelo vedere. 5 tiri in porta, 1. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ha fatto 2 gol con un tiro in porta. Ibra. Sesto tiro in porta. Allora, comincio a contarli, eh. Siamo 6 adesso. 6 tiri in porta, 1 gol solo. Eh sì, vabbè, Koulibaly. Già non ce la fa di testa, figuriamoci di rovesciata. Dai, ma davvero? Ma davvero? Ah, secondo tiro in porta sua? Ma chi te l'ha detto di rinviarla? Chi te l'ha detto di rinviarla? Non ho parole. Dai, un altro fallo. Ma dai, io non ci credo. A me è stato gentile da restituirmela. Capito che forse non era fallo. Non lo so, avrei avuto un gesto di gentilezza. Dai. Niente. Ancora Insigne a sbagliare palle veramente elementari. 3-1. Sette tiri in porta. Ma voi la volete giocare proprio ce l'avete nel culo. Ibra! 8 tiri in porta. Cioè, ma davvero? Però ragazzi, se non succede, ma se succede che riesco a passare la fase preliminare di FUT per la prima volta nella mia storia, quindi penso in 7-8 FUT che ho fatto senza perdere una partita, ragazzi, veramente faccio il elicottero con l'uccello. Ecco il kickoff glitch. Ecco il kickoff glitch. Ecco. No, ma davvero?
No, ma davvero? E comunque hanno la metà dei tiri in porta nostri. Gol. Ah, oh. Basta. Rivoluzione. Cioè, non è possibile. Cioè, non esiste. Robotka, Morata e Perisic. Che devo fare? Cioè, ora, io non è per... No, dite... L'avete visto adesso, 5-8, di 8 tiri in porta ne sono entrati 2, di 5 loro ne sono entrati 3. Assurdo. Triplo cambio. Vai, gol, sì, vai, kick off glitch. 6 tiri in porta, 4 gol, 8 tiri in porta, 2 gol. Ah, bello lo script, bellissimo lo script, signori. Fallo, ovvio, no? Cioè, è possibile recuperare la palla senza far fallo? No, non è possibile. Gol. Che culo. Attacco totale. Vai, tutti sbrigarsi, grazie. Via, non lo voglio... Via! Ma... Morata, cosa cazzo fai? Morata! L'ha regalata a lui, Morata! La seconda volta che ti metto non è fatto un cazzo. Guarda, sei capace neanche di girarti, neanche col cambio di direzione. Sconfitta altamente immeritata. È vero, avrà anche dilagato, ma ogni tiro in porta è un gol. Cioè, come se ci avessi in porta neanche Antonio Donnarumma. Ma Alessandro, gli stop, cioè non ti chiedo tanto, gli stop, dai, me lo fai fare ora, ma tanto, me lo fai fare adesso, ma che cazzo serve se me lo fai fare adesso? Che rabbia, tanto per cambiare, fallo. Niente, Perisic. Finita qui. Sconfitta più immeritata che esista. Cioè, fatemi il favore. 2 gol di scarto con un tiro in porta in più. Guerra contro script, signori. Divisione 5 mi hanno messo 57.000 crediti. Beh, allora vado a comprare qualcuno. Cioè, nel senso, me le offri così e 57.000 crediti io favorisco. Ma che premi di merda, ma veramente. Il cuscino come pallone. Traguardi. Sviluppo stadio, tanto c'ho San Siro, quindi ti vo nel culo. Ti va bene, ma ti va nel culo. Basi. Grazie. Vediamo le merde che ci hanno dato. Tanto. Ai. Negozio. Ah, pacchetto effetti gol. Beh, bello. Qui cosa mi dai? Personalizzazione Zinco Mini. Ovvero? Cazzo me ne faccio, stiamo al Club Rouge. Mi tengo l'esultanza, ma del resto che cazzo ci faccio? Ma datemi dei giocatori buoni! Cioè, vabbè che non è che facciano così cacare, vabbè. No, non ironizziamo. Allora, della Serie A... vediamo chi mi viene.
Io punterei a Luis Alberto 86. Cioè Perisic che è uguale a quello che è ora. Çalhanoğlu che ha ancora meno di Insigne. C'è Dybala attaccante. Dybala COC. Ma tutti Çalhanoğlu e Perisic. Çalhanoğlu e Perisic. Vedere un attimo Luis Alberto quanto lo fanno. Mi servono lì a centrocampo. C'è la carta 86, la fanno. Oh, 27.000 subito. Subito. Vediamo se riesco a prendere anche Chiellini, che male non farebbe, sarebbe due migliori difensori che ci siano. Ma la vedo dura, la vedo dura. No, e riesco a prendermi anche Chiellini. Bene così. Devo rispondere su Instagram, scusate, cioè sono richiesto, sono richiestissimo. Ragazzi, Chiellini, Luis Alberto, perfetto. Potevo prendere della Champions, ma vabbè, pazienza. Rose. Ok, in sostanza adesso mancherebbe l'allenatore. Obiettivi, vediamo che ci è andato. Ancora ste basi di merda. Oddio, dei legami perfetti, grazie. Non mi interessa. Cecchino, wow. Allora, ancora obiettivi? Intanto ragazzi, ho già dato un pacchetto. Pacchetto premio oro. Vediamo che merde ci sono dentro. Dai, sono curioso. Ma l'ho dato via apposta. L'ho dato via apposta, signori. No, ecco, contratti col cazzo che li scarto. Quando via. Non dovete esistere nella mia squadra, voi. Non dovete esistere. Andiamo secondo Emina. Mi... porto a casa anche un allenatore della Serie A. Staff. Allenatori. Allenato Serie A. 2000. Vediamo se secondo me è qualcosa che mi viene. Perché Mourinho in Serie A? Simeone. Antonio Conte, subito. Antonio Conte. Così, nella speranza che si possa giocare meglio, perché ci hanno messo in divisione 5. Io ho finito FIFA 20 in divisione 9 e con 4-5 ricoveri all'ospedale e 4-5 denunce per blasfemia. Voglio vedere in divisione 5, ragazzi. Che schiaffi andiamo a prendere. Ok, la squadra, cioè, non è messa così male. Adesso magari un Dybala 88 qui e Mertens Immobile qua davanti non farebbero male. Poi c'è a vedere poi come si va a finire. Giochiamo, dai.
Oi oi oi. Andiamo avanti, va. La latenza è molto bassa. Cioè, molto, molto ritardo, ecco. 76 millisecondi. Avendo studiato le tecniche, soprattutto dell'audio, ho uno che c'è la serie A come me. Ok, difesa sono messo meglio io. Lui c'è Immobile, c'ho Zlatan. Lui c'ha Vidal e Nainggolan, ma io c'ho Arthur. E lui si è aperto 86. Però, insomma, Dybala e Mertens mi preoccupano molto. Eh sì. Casa mia, sì, casa mia finalmente una volta. Poi, ragazzi, c'è sempre la parola aspetta al campo. Una volta perso 6-0 con tutti, una squadra va tutti argento. E quindi c'è da vedere. Vlicic, Kaikon. Ah, Zlatan. Ok, Donnarumma, Andanovic e Szczęsny sono di solito i due portieri più difficili da battere. I tre portieri più difficili da battere. Due di questi sono in campo. Ecco qua che si prese gol su contropiede. Bene, bene. Chi vuoi fare il gol della merda? Bene, stronzo. Bene. E vorrei fare il gol della merda? Cosa ci si guadagna? Grande Cuadrado che respinge sulla linea. Stiamo già soffrendo però, eh. Bella per Luis Alberto. Calcio di rigore nettissimo. Nettissimo. Giallo per Manolas. Chi sarà rigorista? Zlatan, penso. Eh sì. Ma io non lo so se lui lo vede il... No! No! Zlatan, no! Ho ripremuto cerchio. Era gol netto. Buon letto per Ilicic. Ilicic! Josip! Ilicic! Diagonale che non lascia scappa a Donnarumma. Stavo veramente giocando meglio. Cioè, non parliamone, veramente. 1-0. Gol di Josip Ilicic. Adesso tutti dietro, perché tanto se non è kick off glitch sarà dopo il gol loro. Sbilanciato. È rigore? È rigore? È rigore? Siamo seri? Gol. Bene, 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 bene. Contropiede. Contropiede. Bene, contropiede, 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 contropiede. Sì, vabbè, ragazzi, la velocità della mia squadra è veramente pari a quella di Per Mertesacker. Bravo, bravo. Rigore un'altra volta. Ma ascolta, no? Ora, ok che mi ha dato questo rigore. Tanto fallo di mano lasso un'altra volta. Ma adesso. Zlatan! Ibrahimovic! Centrale, centrale, 2-0. 2-0, signori. Non so perché sto per dire 2-1. Trai vantaggio dai tuoi svantaggi. Questo è il mio mantra per ora. Dicevano un rigore così, dato che comunque l'occasione era una potenziale paragol, lasciami provare a far gol. Poi semmai mi dai rigore, dai vantaggio, no? No, gol della merda. Gol della merda. Grande Szczęsny. Gol di Osimhen. Grande. Buono, buono per Zlatan. Buono per Zlatan. Incrocia la Donnarumma. Fine primo tempo, ragazzi. Un parto. Però 2-0. 5 ti importa 4. Adesso, ragazzi, io, a parte qualche eccezione, penso di avere il top del top in squadra. Cioè, almeno per le edizioni base. No, forse no, mi manca Immobile davanti, però penso di avere il top del top. Però, ragazzi, cioè, hanno la velocità dei pachidermi quando andiamo in contropiede. Grande Szczęsny, grande Koulibaly a chiuderlo.
gol. Grande, grande Szczęsny, grande Szczęsny. Ma questa, una cosa così non può durare per sempre. Non può durare per sempre, appunto. Gol di Vidal. Una cosa così non può durare per sempre. Si sono meritati assolutamente il gol. Non capisco perché spazzare sia una cosa veramente così impossibile. Non ho mai ancora fatto un gol da calcio d'angolo su FIFA 21, in quasi un mese. No, ma come, ma perché ti siedi per prendere le palle? Perché ti siedi? Perché ti siedi? Szczęsny, buttati! Buttati! Lo sapevo. Ha passato il joystick al fratello perché non giocava così prima. Non giocava così bene. Buono, buono Luis Alberto! Luis Alberto! Alla prima! Alla prima! Fa quello che fa, ci va Bonaventura. E da 80 a 86 mi auguro che lo faccia meglio. No? Vediamo di non beccare il kickoff glitch. Ragazzi, Manolas ha provocato due rigori e ha fatto fare un gol. Io ci ripenserei un attimo. Grande Chiellini, ragazzi. Acerbi non l'avrebbe fatto. Possibile che quando ci sono i contropiedi io con luta difensiva sia meno coperto di loro? Grande Chiellini. Bravo, Insigne, Donnarumma, intanto metto Morata per Ibra. Chi tira? Ilicic. Morata, vabbè, si è già fatto sentire però. No, ho capito che Morata lo devo offendere, così magari come la partita scorsa fa qualcosa di buono. Presentimento mi dice che questa finisce in pareggio. Quadrado. Bravo Ilicic. La chiude Josip Ilicic con la doppietta. Pareggio, sconfitta e vittoria. Episodio che alla fine si va con un lieto fine. La chiude Josip Ilicic, cappellata difensiva. La chiude lui, tanto siamo già in difensiva, quindi più di così. Cioè, mi vuole dire che veramente questo qua ha messo Vidal e Nainggolan piuttosto che Milinkovic e Savic. Cioè, ma qua c'è proprio un problema di fondo. Cioè, togli, cioè, metti i titolari Nainggolan e Vidal solo perché giocano nella stessa squadra. E lasci fuori Milinkovic e Savic. Bah. Grande partita di Luis Alberto, che penso sia anche il migliore in campo. No, lì c'è il migliore in campo. Dammi quei crediti. E hanno fatto un tiro in porta in più, ragazzi. Io diciamo che non posso dire tanto di script perché si è fatto le parate, ma vabbè, comunque forse 4-3 era un risultato un po' più onesto. Mi dispiace solo che quello che ho patito nella seconda partita sia tornato indietro a una persona innocente. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio della visione del video. Vi invito a lasciare like al video, a iscrivervi al canale, ovviamente, ragazzi. Cioè. Però, ragazzi, devo ordinare le pizze. Cioè, e tutto questo mi ero dimenticato di ordinare le pizze. Quindi, ragazzi, ordiniamo le pizze. No, ragazzi, no, non si possono dare le pizze. Ultima pizzeria. Ragazzi, mi ci sto sbellicando dalle risate. Chiamata fallita. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio. Lasciate like. Iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.